Benvenuti alla sesta puntata di Un patto per l'energia. Esperienze pubbliche e private. Fra gli obiettivi del patto dei sindaci vi è quello di stimolare la green economy, aziende che lavorano su innovazioni di processo e di prodotto all'insegna del basso impatto ambientale. Prima però la copertina con i nostri opinionisti di eccezione, radiofrequenza dell'Università di Teramo. Vai! Allora, oggi parleremo di riduzione di emissioni di CO2 o anche dette CO2. Orco 2. Oh, questo deriva dal patto dei sindaci che hanno sempre. Tu l'hai firmato? Io sì, perché sono stato sindaco. Sembra uno di quei famosi patti con gli italiani che vengono fatti e poi nessuno firma, nessuno va a discutere. Ma la cosa stupenda è il 20-20-20. 20-20-20. Io ero rimasto al 90-60-90. Sì, poi hanno tutte detto. Tutte le mie donne sono state tutte 90-60-90. Ah, è chiaro. Io... No, poi ci siamo passati alle donne un po' più formose, esatto. Ai cosiddette curvi. Curvi, quelle che tu. Non che tu curvi in macchina, quelle no, proprio ma curvi. Che hanno delle belle curve. Adesso 20-20-20 vuol dire tu essere così, praticamente. Ho capito. Quindi così. In pratica mi stai facendo passi capire. Passi nelle che... intercapelli dei muri, non passi alle delle porte. I sindaci hanno stabilito in pratica le nuove misure per le donne, che devono sì. Essere 20-20-20. Quindi bisogna essere anche basse, immagino. Basse. Proprio crescendo ci si allarga. Magre. C'è anche quelle donne che sono più larghe che alte. Sono tipo. Tipo la pera. Ecco, sì, sì. Ma poi... quanto sei cattivo, sei proprio il classico maschilista. Ma che capita guarda. Anche agli uomini, per oh. Carità. Ma guarda, anziché essere maschilista, sì. Perché non pensi a questa riduzione di emissioni di CO2? Di CO2, porco Lorenzo due. Prende sempre la macchina, ma ok? No, per andare no. A fare la spesa. No. Friziona. Usa una benzina particolare che inquina di più, perché a lui piace inquinare sì, di io più. Io pago 2 euro la benzina oh. Perché voglio quella che inquina di butta più. Butta pacchetti di sigarette dalla macchina, butta la spazzatura dalla finestra. Cioè Lorenzo, proprio è una cosa... Guarda, io ti devo Beh, stare parlare, dietro. Oh. Quindi alla fine di tutto, per ridurre le emissioni, secondo me, devi comprare una macchina, bucare il fondo e fare come il Flissone. Cioè l'unico sì. Modo. Esatto. Oppure vai allo sfasciacarrozze dove sono già rotte. Esatto. Tu vai esplicitamente a chiedere una macchina la cui pedana sia sfondata e dici perché io ci esatto. Devo mettere i piedi. Oppure abitare su una collina, quindi è bellissimo quando devi scendere perché scendi completamente, sì. Ti abbendi. Anche se il manubrio un po' duro magari, il problema è la risalita, quindi ci vorrebbe lo ski lift della montagna. Ecco, cioè tu attacchi la macchina tipo sotto la targa, ti metti così, io quando prendi lo ski lift io metto magari. Così, con il palo insomma retto e salgo così. Vabbè, il mio amico deve sempre esagerare. Comunque, io per concludere direi ricordatevi di ridurre le vostre emissioni di CO2, ok? CO2, ricordatevelo. Quindi ricordatevelo, sì. Perché qui rischiamo l'ambiente. Fatelo per noi, fatelo per tutti i vostri cari e fatelo soprattutto per il nostro ambiente, per ma la nostra terra. Se mai ti candidassi saresti la mia prima scelta. Ma... Grazie, infatti stavo pensando di candidarmi. Sì? Eh sì. Senza ti vesti di bianco esci per strada. No, no, vorrei candidarmi, non so con quale partito, forse l'ED. Ah, quello di Verdi. È chiaro. Però che Verdi è un ricordo, grande candidato. Se mi candido solo con l'ED, ok? Votatemi. Ma quante emissioni di CO2? Dicevamo aziende verdi, con alcune di esse il progetto del patto si è incrociata per strada. Circa un anno fa la provincia ne ha selezionate alcune e ci ha inviato dei giovani stagisti per favorire un futuro professionale verde a questi ragazzi. Fra queste aziende la TML Termomeccanica Loddo di Civitella del Tronto. Qualche mese dopo, grazie ad uno spin-off della Facoltà di Biotecnologie dell'Università di Teramo, nasce il brevetto per un impianto gassificatore a biomassa di ultimissima generazione, molto molto pulito. Vediamo di che si tratta. Sì, questo spin-off è stato costituito con l'intento di utilizzare la tecnologia dei letti fluidi per produrre un gas ricco di idrogeno e pulito utilizzando delle biomasse.
Sono state messe insieme le competenze maturate in ambito accademico nel campo della fluidizzazione con le competenze della termomeccanica Loddo, che lavora da anni nella movimentazione delle biomasse per le stufe e nel campo degli acciai inossidabili. Questo impianto che abbiamo costituito ha una potenza di 1 MW termico e può utilizzare diversi tipi di biomasse. Questo è molto importante perché oggi i reattori a letto fisso che sono utilizzati possono utilizzare solo biomasse che hanno una certa granulometria, cioè non possono essere né polverulente né filamentose. Il problema è che oggi, entro il 2020, l'Abruzzo dovrà aumentare del 620% la produzione di calore per usi, diciamo, di riscaldamento, e quindi molto probabilmente la quantità di biomassa da utilizzare dovrà essere intorno alle 500.000 tonnellate annue, cosa che per forza di cosa non possiamo utilizzare solo il legno, diciamo, dei boschi o delle foreste, ma è necessario utilizzare anche i sottoprodotti delle produzioni agricole. Ecco, uno dei motivi affinché un impianto a biomassa sia accettato dalla popolazione locale è che la popolazione locale deve avere dei benefici, deve avere un impianto nel suo territorio. Questo è possibile se questi impianti sono alimentati solo e soltanto dalle biomasse prodotte localmente, cioè nell'intorno del nostro gassificatore. È chiaro che il gassificatore dovrà essere in grado di utilizzare tutti i tipi di biomasse, filamentose, polverulente, chips, ecco perché un letto fluido è in grado di fare questo, cioè è un onnivoro sotto questo punto di vista. Un'altra peculiarità è che poi questi impianti producono anche calore, quindi questo calore può essere utilizzato per il riscaldamento, e quindi sostituire le stufe che oggi sono alimentate a biomasse con rendimenti molto bassi e elevati valori emissivi, e quindi sicuramente si può avere un miglioramento della qualità dell'aria nell'intorno dell'impianto. Quindi diciamo che nel giro di un anno saremo in grado di mettere sul mercato questa nuova apparecchiatura che non ha una valenza regionale, ma se consideriamo che oggi le biomasse nei paesi occidentali rappresentano solo il 3%, mentre nei paesi del terzo mondo rappresentano il 35% della produzione di energia primaria, e nel 2050 si prevede che il 90% della popolazione risiederà nei paesi del terzo mondo, e questo dà un'importanza del futuro che riveste le biomasse per mitigare i cambiamenti climatici. Il titolare dell'azienda, Salvatore Loddo, rivendica il cuore verde della sua impresa. La sua è una delle poche che anche in questi anni di crisi ha continuato a crescere e a conquistare nuovi mercati. Tutti i brevetti e le nuove tecnologie che ha utilizzato hanno rivoluzionato in qualche modo la filosofia aziendale, conducendo la ricerca verso quelle tecnologie che sfruttano essenzialmente le energie alternative. Sarà un caso, ma il 90% del fatturato lo fa con l'estero. Ascoltiamolo. Come caldaie noi produciamo delle caldaie a biomassa che possono lavorare in contemporaneamente. Ci si può mettere pellet, cippato, sanza esausta, tutte queste cose qui, e legna in contemporanea senza che si disturbano a vicenda. Questa è una ed è un brevetto che io ho fatto 2 anni fa. Il nostro business mondiale è sugli scambiatori di calore, sui serbatoi, sui bollitori, a parte che noi siamo l'azienda leader in Italia per prodotti in acciaio inox, che poi noi esportiamo in tutto il mondo. E questi sono impianti che possono in automatico portare una caldaia a biomassa, un impianto solare, un impianto a gas, un impianto geotermico. Questo è un altro prodotto, per esempio la geotermia, che nessuno ne parla. Addirittura nessuno, se io le dico facciamo un impianto geotermico, dice ma scusa, ma di che stiamo parlando? Geotermia, questo sconosciuto, acqua calda ed energia direttamente dal sottosuolo per riscaldare le nostre case. Dice Loddo, lo avete ascoltato, se ne parla poco ed è vero, è una delle fonti di energia rinnovabile di cui si parla meno, forse perché se ne sta nascosta sottoterra anziché essere sotto gli occhi di tutti come il sole o il vento. Ma pochi sanno che l'Italia è uno dei luoghi al mondo col maggiore potenziale geotermico, ed è esattamente come per il solare e l'eolico: nonostante non manchino né sole né vento, in tutta la penisola questo giacimento di energia potenziale è poco conosciuto e altrettanto poco sfruttato. Anche per questo la provincia ha deciso di investirci realizzando 2 impianti in 2 scuole, un progetto ad alto valore dimostrativo, una leva per far conoscere meglio questa risorsa rinnovabile.
Allora, andremo a realizzare degli impianti geotermici a pompa di calore acqua-acqua, due impianti nella precisione di piccola potenza, relativamente piccola potenza, 10 kW ciascuno, in due edifici scolastici, il liceo scientifico di Giulianova e l'ITI di Sant'Egidio alla Vibrata. Due siti dotati di impianti fotovoltaici, quindi possiamo sfruttare al massimo l'energia prodotta in loco, andando a sfruttare in tempo reale l'energia elettrica che l'impianto sta producendo. Inoltre, perché sono riscaldati con sistemi a bassa temperatura, impianto a pavimento all'ITI Sant'Egidio e fan coil al liceo di Giulianova. Sono impianti che riescono a massimizzare l'efficienza di questo tipo di tecnologia. Questo è proprio l'obiettivo di questo intervento. Trattasi infatti di impiantini piccolini che andranno a incidere molto poco sul fabbisogno totale dell'istituto, ma l'obiettivo è proprio quello di monitorare nel tempo la produzione di questi impianti e di poi diffondere sul territorio i risultati, in modo da sensibilizzare le persone su una tecnologia che qui da noi sta prendendo piede ma che è ancora molto poco diffusa. Geotermia e biomasse, ringraziamo gli ospiti di questa puntata che ci hanno mostrato altri due volti dell'energia rinnovabile e tutto sommato testimoniando che si può fare. Arrivederci alla prossima puntata.